Sono 5 giorni che non vloggo e quindi oggi la routine. Sono le tortiglie a mare qua. Ilia se le ha dimenticate. Ho già lavato il bagno. Ho già lavato a terra. Adesso devo cucinare, ma oggi facciamo la carne. Quindi. Mamma! Ora si asciuga, non vuole che lavo il pavimento. E niente, oggi dovrò anche impallare un pacchetto per mio nipotino e devo spedirlo, il seggiolone, perché quest'anno niente ferie. Faccio un attimo qua. E quindi niente, siamo qua. Intanto adesso metto sulla padella perché sono le, vabbè, sono ancora le 11:30, c'è ancora da fare. Guarda che cadi. Niente. Cadi? Niente. Niente. Questi asili chiusi, queste scuole chiuse sono una tortura per i genitori. Comunque è arrivato anche mio figlio grande con la spesa, penso. E niente. Sì. Niente, questi giorni abbiamo sistemato un po' qui, un po' là, ma ancora c'è tanto lavoro da fare. Quindi, ragazzi, prima ho dovuto stoppare perché mio figlio più piccolo stava facendo un casino. Quindi sto andando a mettere la lavatrice e nel frattempo ho lavato anche il seggiolone da spedire al nipotino. Quindi vado nella lavastoviglie, diciamo lavastoviglie, vediamo se entrando, ecco, accesa la luce, mi appoggio qua e niente, faccio la lavatrice. Già questa forse è anche pienotta, ma no, ancora c'è posto. Noi abbiamo anche l'asciugatrice, però sinceramente non asciuga molto, quindi diciamo che preferisco non usarla. Anche questi, anche la, così mi resta niente. Questa mettiamo. Niente, noi abbiamo già finito di mangiare e ho finito di mangiare, ho fatto un po' di carne oggi, però fa troppo caldo anche qua, ci sono 26 gradi e quindi non oso immaginare il caldo in Italia. Ecco, vedete, la mia, una del vicino e la poi asciugatrice che secondo me è troppo vecchia, quindi non asciuga un bel niente. Adesso chiudiamo. E andiamo. Qui abbiamo ancora la nostra stanza, ma non ho ancora finito di sistemarla. Infatti ci sono solo due armadi e il comò, ma c'è tutto un casino, quindi preferisco non farvi vedere niente per ora, perché questo fine settimana sistemiamo un po' tutto e poi stiamo aspettando delle risposte perché ci devono dare il divano più la vetrinetta del salotto e altre cose. Io sinceramente questo qua niente. Nel frattempo mi tolgo la roba dallo stendino perché io qua, come vedete, lo stendino che qua sotto c'è la cantina, è nostra, quindi non devono passare. Mi ci metto io le cose e niente, adesso sistemo questi vestiti. Poi volevo raccontarvi cosa mi è successo oggi, cioè nel senso,
Non è niente di grave, però ragazzi, certe persone, certi commessi se la vanno pure anche a cercare. Del tipo, vado perché comunque mai mi è successa una cosa del genere, però vabbè, lasciamo, oltrepassiamo. Niente, noi quest'anno niente vacanze, perlomeno almeno fino a fine estate, ora poi mo vediamo. Forse mio marito prenderà una settimana al mese prossimo da andare a vedere il nipotino in Italia. Io dovrei anche andare a consolato, anzi adesso mi metto in contatto perché dovrei cambiare l'indirizzo e dovrei anche dovrei fare la carta d'identità a mio figlio più grande, quindi dovrei mettermi d'accordo per l'appuntamento, perché essendo che ha 12 anni devo venire con me perché devo firmare, perché ha il diritto alla firma sulla carta d'identità, cioè ne fa 13 adesso. Comunque questa è la situazione attuale, siamo un po' spaesati ancora, io devo ancora sistemare tutti i miei vestiti negli armadi, ma fin quando non sistemo che ci trasferiamo di là a dormire non posso svuotare la valigia, ecco. Però questo fine settimana spero tanto con mio compagno marito di sistemare un po' tutto. Piccolino sta giocando, ha voluto comprare la macchinina e quindi l'abbiamo comprata di premio perché finalmente è una settimana oggi che ha tolto il tutto. Non dorme, dorme senza, mangia senza, tutto il giorno senza. Ho fatto una fatica, adesso mi manca solo il pannolino che non vuole ancora completamente togliere. Quindi è una settimana che diciamo che siccome li ha morsicati, li ha rotti, non li ha più voluti, quindi da solo, in pratica l'ha tolto alla fine da solo. Comunque, e niente, questa è la situazione attuale. Adesso poso questi vestiti, anche se li devo posare nella valigia. E niente, ho poi ho comprato anche delle portafoto perché mi sto facendo l'album. Adesso metto il seggiolone qui sopra, la carta. Ho comprato la carta, 2,59 euro. Per fare la spedizione del pacco, infatti ho compilato già le cose, ho preso questa perché essendo un seggiolone magari mi prende posto, però farò il pacco che me lo vengono a prendere direttamente a casa, caricherò la PayPal e lo prendono direttamente a casa, perché così non mi strapazzo andare fino alla posta. E niente, adesso poi vi faccio vedere come lo imparo. Vado, vi faccio l'ultima seduta nel seggiolone suo, vero? Sì. Questo qui lo mandiamo al cuginetto ora. Sì? Io voglio giocare alla mamma così. Vuoi giocare alla mamma lì? Sì. Ma non lo rovinare però, perché è del cuginetto adesso questo, sì? Sì. Ok. Prendilo. Di ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora, mi sono dimenticata di farvi vedere la procedura, però ce l'ho già qui sul tavolo, ancora lo devo scocciare, ho messo due sacchi, così poi l'ho ciorottato.
E adesso lo sto impallando con lo scotch. Andiamo. Allora, oggi non si dorme, vero? Allora, lui sta giocando con le sue macchinine mentre io sto lavorando al pezzè. Lui non vuole più scendere dal seggiolone, quindi dovete aspettare per il video dell'impaccamento del seggiolone, quindi lo farò portare tipo probabilmente quando scenderà, così almeno lo impalliamo e non mi metto la polvere. Non farli cadere a terra. E sta giocando con le sue macchine. Devo dirgli. E niente. Nel frattempo mi sono caricata i pezzi di video. Sto provando un nuovo editor. Vediamo un po' come viene fuori questo video. E poi prenderò comunque uno che ho visto, che stiamo facendo pubblicità su YouTube sempre. Quindi voglio acquistare quello. Nel frattempo uso questo. Vediamo come sarà. Sarà. E niente, siamo qua. Tra un po' si avvicina. E poi arrivo. Ragazzi, sono le 18:33. Io sto facendo il latte, questo brutto monellino. Sei monello? No, io voglio fargli vedere. Fagli vedere la macchina nuova. Wow! Avevo preso l'Audi, noi. Io voglio giocare così. Voglio giocare così. Nel frattempo le sto riscaldando un po' di latte e lo sto mettendo a letto, no, perché oggi non ha dormito e nervosetto, quindi se ne va a letto presto, anche se mi si sveglia presto la mattina, hai voglia. Comunque, niente, noi siamo stati un po' dagli amici, abbiamo mangiato il gelatino, vero? Poi ho detto con la mamma.
Lui vuole il letto con la memè, ma adesso deve arrivare con la posta questo letto con la memè. Giusto? Sì. Quindi dobbiamo aspettare. E niente, nel frattempo lui... Non è caldo caldo. Non è caldo caldo. Niente, gli do questo latte e poi ci vediamo dopo per i saluti.